Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa camera FPV per Mini Quad. Si tratta della SpeedyB eShin Edition. Se volete acquistarla trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo solo lo stretto necessario, ovvero la camera FPV e i cavi per collegarla. Mancano il joystick per l'USD, le viti e un bracket per fissarla al frame, fattori da tenere in considerazione in fase d'acquisto. Vediamo ora le specifiche tecniche. Il sensore è un CCD Sony SuperAD 2 da un terzo. È lo stesso sensore che troviamo in tante altre camere come la Rankine Swift o la Foxer 1177 ed ha una risoluzione di 600 TVL con rapporto 4 terzi. La lente è da 2.3 mm con filettatura M8. In fase di acquisto possiamo scegliere il modello PAL o NTSC. Nella parte posteriore abbiamo un unico connettore dove ci sono tutti i collegamenti. Come notiamo, questa camera supporta una tensione in ingresso tra i 5 e i 36 V. Come sempre, se non avete un condensatore nel quad, vi consiglio di alimentarla tramite back, per evitare che venga danneggiata da eventuali picchi di tensione. Questo filo è il VBAT e serve per leggere la tensione della batteria e visualizzare il valore negli occhiali. In questo modo conosciamo la carica della batteria e possiamo atterrare prima che si scarichi. Il filo va collegato in linea diretta con la batteria. Potete usare un pad più dell'ESC o il positivo dell'XT60. Abbiamo la possibilità di regolare i settings della camera tramite l'USD. Se il nostro flight controller lo supporta, possiamo collegarla al pad camera control, al Rankine control adapter o al classico joystick. A differenza di altre microcamere, il corpo dove si fissa la lente è incollato alla scheda, invece di essere fissato con delle viti. Questa soluzione protegge il sensore dalla polvere, bisogna però verificare se è anche resistente agli urti. Ora non ci rimane altro che montarla su Mini Quad e procedere per un test di volo. Prima però modifico le impostazioni della camera usando i miei settings personali. Trovate nella scheda in alto a destra o in descrizione il mio video con i migliori settaggi per le videocamere basate su sensori CCD della Sony come questa. Il sensore CCD della Sony si conferma essere uno dei più versatili presenti sul mercato, adatto sia in condizioni soleggiate che nuvolose. I cambi di luce sono gestiti in maniera ottimale e l'immagine rimane sempre nitida e chiara. Il punto di forza di questa videocamera è il prezzo, che è decisamente competitivo. Per contro abbiamo una dotazione povera che può causare problemi per una prima build. Il mio consiglio è acquistare questa videocamera se avete già a disposizione gli accessori che sono compatibili anche con quelli di altre marche. Buono il lettore di tensione integrato, che farà sicuramente comodo a chi ha un flight controller senza USD. In conclusione, possiamo dire che questa camera FPV è una buona scelta per chi vuole assemblare un quad a basso costo. Questa era la mia recensione della SpeedyB eShin Edition. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.